È soltanto adesso, quando gli autunni a Veracruz sono annunciati più dallo scricchiolio delle mie ossa che dalla comparsa degli uragani del nord, quelle tempeste crudeli che arrivano in dense ondate di nuvoloni neri dal Golfo del Messico, da nord-est a sud-est, sollevando venti che castigano la grazia delle palme e l'abituale indolenza dei miei concittadini. È soltanto adesso che mi decido a raccontare la storia del mio tradimento. E sarà una storia semplice, dato che i fatti non ammettono giochetti letterari, né la memoria altre falsità, se non quelle che l'arteriosclerosi va imponendo ai ricordi. Sarà così? O piuttosto ciò che dovrò raccontare è come si possa vivere questo presente nel rifugio del passato? Come ci sia stato un allora, seguito poi dalla lunga parentesi del dopo e alla fine da questo letargo, preludio del viaggio verso il nulla? Forse lieviteranno nella narrazione le imprese di Luca Ferraiuolo, noto come l'invidia degli asini, l'ingegno di Arpaia, alias la volpe, la malvagità magistrali del gordo Pietro Cheli, il chiattone, fraudolento, bastardo, amico di Porfirio Diaz e giocatore accanito, il quale seppe che nella storia personale non c'è nulla di più grande di un finale eroico, operistico, che redime le precedenti malvagità, e attraversò a piedi la frontiera agendo di conseguenza. O forse i deliri filosofici di Marco il Prete, la finezza del suo eloquio, la gloriosa sensibilità di Emilio Paolo, alias Salgari, la sensualità galoppante e sovversiva di Letizia e la fedeltà ai principi di Nonna Grimaldi, l'innocenza nel coraggio a prova di follia del mio Pesilvio e la tenacia di Giancarlo Cometa, alias il volatore di Papantla, la maliziosa dolcezza delle gemelle Vidali, la bontà dei loro genitori Ignazio e Marina e soprattutto gli echi di Beatrice. Gloria a loro nella mia memoria. Il mio pantheon di eroi privati, i miei debitori, anonimi su entrambe le sponde dell'oceano, dell'Atlantico reale e del mare degli oblii. Gli involontari testimoni fantasma del mio tradimento. E forse adesso che li racconto, 80 anni più tardi, la senilità della mia grafia esitante li renderà più adulti o più grandi. Magari uno crescerà nella memoria di qualche centimetro, all'altro diventeranno più grandi i baffi o il sorriso. La blusa rossa di Don Marco sarà più rossa e la fitta barba della volpe Arpaia più rasposa, dando un aspetto aspro a un uomo essenzialmente buono. Il tempo è un traditore della fedeltà storica, ammesso che la storia esista, perché impone un'altra fedeltà più fiera, quella delle colpe e degli amori. E nonostante questo ho bisogno di voi, vi invoco nella tempesta, chiami i vostri echi, angeli miei. Il monsone tropicale arriva insieme a loro, un uragano dal nome tenero, Melanie, che fa a pezzi le barche dei pescatori e che si è annunciato qualche ora fa con una pioggia densa, a cascata, accompagnata da venti che fanno piegare le palme regina e che nella loro giustizia scagliano in strada e trascinano via le antenne televisive. Distruggono i vetri, fanno volare le lenzuola che qualcuno ha lasciato per disattenzione stese in terrazza. Uno spettacolo estremo quando la natura decide di chiudere i conti e i miei ricordi arrivano in successione, insinuandosi tra la pioggia. In lontananza nel Golfo del Messico i lampi cominciano a squarciare il cielo con un'irregolarità inquietante. Da lì arrivano i ricordi. Sarò l'unico che sta convocando i suoi fantasmi? Non dovrei. Tutti, anche voi, involontari lettori, hanno bisogno di popolare quel miserabile pantheon vuoto in cui hanno trasformato le proprie vite, riempirlo di arcangeli fiammeggianti, di eroi a misura, di tempi differenti. E sia, dunque. Il vento fa sbattere le persiane contro i vetri, scheggiando il legno, strappando i rami dagli alberi. Fischia potente, onnipotente, quasi come Verdi nella sua sublime pacchianeria. Metto sul mio vecchio giradischi Aida, quella storia assurda di egiziani da paccottiglia avvolti in tappeti e tendaggi e trasportati nel XIX secolo, e alzo il volume al massimo. Oggi nessuno protesterà nella vecchia casona. A nessuno importa se il vecchio pazzo ascolta musica a tutto volume in un pomeriggio di tormenta. E passo a narrare a un registratore mentre faccio la valigia. Così come li ricordo, li invento, o li disegno, o li costruisco, la storia, i fatti. I fatti che se altri li raccontassero, comincerebbero così. Il XX secolo iniziò in America, nel transito soave di una notte di stelle cadenti, con il mare calmo e la luna enorme. In America perché il San Gottardo si trovava a 12 ore da Veracruz dopo aver lasciato La Habana. Il secolo dell'illuminazione, la fine delle tenebre. Il piroscafo aveva la prima classe con cabine dalle pareti tappezzate di raso, la seconda con cuccette e pareti di assi di pino e la terza con affastellamento nella stiva o notte a cielo aperto sulla seconda coperta. Noi eravamo i padroni delle stelle nel secolo che nasceva su un piroscafo in cui i topi superavano gli umani in ragione di 6-1. Noi italiani, all'annuncio festoso del capitano che il nuovo secolo era iniziato, ci avvicinammo all'unisono al parapetto e sputammo in mare per accomiatarci dal passato. Siamo così, maliziosi, scaramantici, geniali nei gesti.
Mi presi la libertà di pisciare in favore di vento, approfittando dell'oscurità e accanto a una delle scialuppe, chiamata da tutti l'angolo dei conigli, perché lì si faceva l'amore al riparo dagli sguardi e dai giudizi. In quel momento volò in aria un bengala sparato dal nostromo per annunciare l'inizio del XX secolo e il bagliore illuminò le mani dell'adolescente che si reggevano il pisello. Quell'adolescente ero io, tremante e sconcertato mentre sostenevo lo strumento della vita all'inizio del secolo. Stringitelo forte, diavolo. È il modo migliore di entrare in un nuovo secolo, con il pistolino in mano, mi disse sorridendo Paolo Salgari. La bottiglia passava di mano in mano, perdendo un bel po' di contenuto ad ogni sorso. Quando arrivava dai tre fratelli De Santo stesi a terra davanti a nonna Grimaldi, il processo del cerchio magico si spezzava, perché cerimoniosissimi se la passavano senza bere. E tuttavia era un rituale dentro il rituale, perché si prendevano il loro tempo per accarezzare il vetro prima di farla circolare. Bere alcol non ne bevevano, ma non erano disposti a perdersi il magico cerchio solidale che creava il passaggio della bottiglia. Risuonavano valzer rivoluzionari con chitarra, mandolino e zampogna, ma nessuno li cantava, contro ogni nostra abitudine. Erano un po' scoloriti, senza le potenti parole. Brindo a quello che tutti sappiamo, perché venga con noi la fede e ci accompagni nel nuovo secolo, disse allora il sacerdote, Don Marco, sollevando la bottiglia e facendo l'occhiolino. E la bottiglia girò più in fretta, se possibile, in mezzo al cerchio, volando di mano in mano, esaurendosi soltanto per essere sostituita da una nuova, di un vino cattivo e acido, tirata miracolosamente fuori da qualche sacca. E allora il mio Pesilvio cominciò a fare capriole sempre più potenti, sollevandosi in aria fra le scialuppe, raggiungendo l'albero maestro, arrampicandovisi sopra utilizzando solamente qui e là il sostegno di una cima. Volava nell'aria della notte e le stelle si accesero tutte allo stesso tempo. Ah, sono contenti i contadini italiani, disse il capitano della nave. Le donne si osservano. Hanno compiuto questo rituale molte volte. Verso mezzogiorno si affacciano entrambe ai balconi di Vico Santa Lucella, una stradina larga non più di 4 metri in cui i palazzi si inclinano in avanti chiudendo il cielo. Se le donne allungassero le mani sui loro stenditoi si potrebbero quasi toccare, ma non lo faranno mai. È la vicinanza che non rompe l'intimità, è la prossimità della distanza. Se tocchi l'altro in quelle condizioni entri nella sua casa, entri nella sua vita senza permesso. Una di loro sta stendendo una tovaglia a quadretti rossi piena di macchie scolorite che nessun lavaggio toglierà più. Ehi, donnerà! Ma tiene più di 90 anni, è vecchio assai! Ma giovenia messico, bisogna inghiere 9 fogli con copie e timbre, bisogna prendere 6 o 8 treni, a da dormire in aeroporto, su delle sedie fierre che te lasciano culo rigido! E allora il problema è ancora, già piglia le pastiglie rosse e bianche! È sicuro che viene! E che viene a fare allora? E viene a finire la storia! Nonostante le separi soltanto una breve distanza da una finestra all'altra, si dicono le cose urlando. Parlano in un misto di italiano e napoletano, pieno di codici e di messaggi segreti. La loro storia, urlata da un balcone all'altro, diventa pubblica, ma conserva uno spazio di intimità, di mistero, nei sottintesi, negli sguardi che si incrociano, nelle frasi sospese. Era innamorata assai, Povariel! La donna della tovaglia rossa sorride, l'altra si distrae e discute con un pappagallo che tiene in una gabbia alle sue spalle, su una cosa che ha a che vedere con il fatto che sputa i semi a terra e caca fuori dalla gabbia. Poi prende una camicia da uomo bianchissima e la stende sul minuscolo balcone. Quando si allunga per mettere l'ultima molletta, le donne quasi si toccano. In quanti erano a Veracruz allora? 68.300 messicani e ci stavano 1.450 negri in un sacco mulat, 600 spagnoli e 11 cinesi e sirece italiani, casi sirece o ghiattone pure, 17. Ah, ughiattone, dice la donna della tovaglia, che ha preso da chissà dove una mela e la mastica con ostentazione, in modo aggressivo. Cala la sera.